Settimana scorsa abbiamo ascoltato Il Guglielmo Tell, un'opera che Rossini ha scritto a 37 anni, andata in scena nel 1829 e che segna la fine della sua carriera da operista. Abbiamo detto quindi che a 37 anni Rossini smette di comporre opere e in un certo senso va in pensione. Aveva già comprato la villa di Passy, quindi abitava vicino a Parigi, era sposato con la sua seconda moglie, Olympe Pélissier, una cantante, e aveva guadagnato abbastanza da potersi ritirare dalle scene e vivere tranquillamente. Cosa ha fatto Rossini in tutto questo tempo? Beh, innanzitutto si è dedicato a gestire il suo patrimonio. Lui nella sua villa organizzava degli incontri, organizzava delle cene, era molto amico di una serie di banchieri che lo aiutavano a gestire le sue fortune, considerate anche che ogni volta che la sua opera veniva eseguita da qualche parte, lui continuava a guadagnare. E per circa 20 anni non ha composto nulla di particolare, finché sono arrivati i Péché de Vieillesse, chiamati in francese proprio perché lui abitava in Francia e parlava francese con una moglie francese. In italiano si chiamano Peccati di vecchiaia. Non era così vecchio, ha iniziato a comporli che aveva circa 57 anni. Conosciamo meglio questi Peccati di vecchiaia. Si tratta di 150 brani vocali e strumentali, ovvero per voce e strumento. Non tutti hanno lo stesso destinatario. C'è chi è solo per voce, c'è chi è per voce e pianoforte, chi solo per pianoforte, chi per violoncello, piccole orchestre. Perché? Perché Rossini non li ha composti per pubblicarli, ma ha semplicemente trascritto quello che lui scriveva per divertirsi, per trascorrere il tempo in compagnia, per raccontare qualcosa che gli era successo. Dobbiamo pensare che tutti questi brani lui poi li eseguiva durante le sue sere, durante le sue cene, i suoi ricevimenti, in cui spesso erano presenti altri musicisti, perché i suoi amici molto spesso erano dei musicisti. Quindi magari lui invitava un flautista e allora ecco che scriveva un brano per pianoforte e flauto. Oppure invitava i suoi amici banchieri per far passare loro il tempo, scriveva un brano per pianoforte e voce da eseguire con sua moglie. O ancora voleva semplicemente passare un po' di tempo al pianoforte e il suo genio creativo gli faceva scrivere un brano per pianoforte. Sono tutti composti a Passy tra il 1857 e il 1868, anno della morte di Rossini. Non sono stati pubblicati finché Rossini era in vita. Dopo la sua morte la moglie li ha venduti. Ha venduto i manoscritti che sono stati comprati da un collezionista di Londra e solo da poco sono tutti diventati pubblici. Fin d'ora se ne conoscevano alcuni, ma tanti erano stati completamente dimenticati. Ho voluto inserire una selezione con alcuni titoli di questi Peccati di vecchiaia proprio per farvi capire come fossero diversi tra di loro e molto ironici. Il Lazzarone racconta appunto di un lazzarone, una persona molto pigra, che non parla altro che di cibo. È in francese, quindi per noi è un po' difficile da seguire se non conosciamo la lingua, ma di fatto è un elenco dei formaggi preferiti dal lazzarone, per pianoforte e voce maschile. Quattro antipasti. È una serie di quattro brani intitolati Il ravanello, Le acciughe, I cetrioli, Il burro. Probabilmente quella sera Rossini aveva mangiato questi quattro antipasti e, ispirato da questa esperienza, ha composto questi quattro brani. Passeggiata da Passy a Courbevoie. Questo brano è stato scritto tra gli ultimi, quando Rossini stava già male, aveva un problema abbastanza grave all'intestino, quindi faceva fatica a mangiare e a digerire. E evidentemente questa passeggiata è stata un evento per lui, perché aveva subito delle operazioni, non stava bene, quindi aveva qualche difficoltà a muoversi. Un evento tanto importante da essere ricordato da una composizione. Il mio piccolo preludio igienico del mattino. Questo non è proprio elegante. Rossini al mattino, come preludio igienico, cioè come partenza igienica della giornata, beveva dell'olio di ricino. L'olio di ricino aiutava ad andare in bagno. E questo brano, se ben eseguito, dovrebbe farci sentire tutti i rumori del suo intestino e l'aria che esce dal suo intestino quando finalmente riesce ad andare in bagno, ecco. Ma quello che vi voglio presentare oggi è il piccolo capriccio in stile di Offenbach.
Conoscete Jacques Offenbach? L'avete già sentito nominare? Allora, innanzitutto era un violoncellista. Lui si è diplomato in conservatorio come violoncellista. Poi era un compositore e direttore d'orchestra. Questo perché? Perché non era una persona ricca all'inizio della sua carriera e quindi, per poter eseguire le sue composizioni, se le doveva anche dirigere. Ma non solo. Ha fatto anche l'impresario, perché a un certo punto della sua carriera, ritenendo che le sue opere non venissero eseguite abbastanza nei teatri, ha affittato un suo teatro a Parigi, dove lui dirigeva le opere che lui componeva. Quindi è anche un impresario, cioè una persona che gestisce un teatro e decide cosa viene rappresentato. Sicuramente era un amico di Rossini, era una persona che frequentava il salotto di Rossini, veniva spesso invitato alle sue cene. E aveva un rapporto molto simpatico con Rossini. Sappiamo già da ascolti precedenti che Rossini era una persona ironica che amava ridere. Anche Offenbach era una persona ironica. E in una sua composizione aveva preso in giro un'aria dal Guglielmo Tell. Una caratteristica però di Offenbach era che era considerato uno iettatore, cioè una persona che porta sfortuna. E uno scrittore, amico sia di Rossini che di Offenbach, ha lasciato un appunto in cui dice che quando arrivava Offenbach, per proteggersi dalla sfortuna, era necessario fare il gesto delle corna. Ancora oggi ci sono alcune persone che sono abituate, quando pensano di rischiare di essere sfortunate, a fare le corna per evitare la sfortuna. Ecco, questo si faceva già ai tempi di Offenbach. Vediamo un po' come ha tradotto tutto ciò in musica il nostro amico Rossini.